Da lei si attendono una risposta su una domanda che molti fanno per l'appunto. Carlo Costantini, siccome è attualmente deputato ed è stato eletto consigliere regionale, tutte e due le cose per legge non le può fare e deve scegliere tra l'uno o l'altro. Ha già deciso? Sta riflettendo? Questa è una domanda che mi hanno fatto fino ad oggi tutti quelli che non mi hanno votato. Nel senso gliela che l'ha fatta Quagliarello. Gliel'ha fatta anche Chiodi qui, perché ho fatto una domanda, dice cosa vorrebbe chiedere a Costantini. Beh, non credo che Chiodi mi abbia votato, insomma. No, però, dubito che mi abbia votato. No, dico anche, ha detto chi non l'ha votato gli ha fatto questa domanda, oppure ho capito male? No, no, quelli che non mi hanno votato. Che non l'hanno facendo, sì. Il senatore Quagliarello, vicepresidente del gruppo al Senato, ha ritenuto di fare qualche conferenza stampa per dire vediamo che cosa farà Costantini in Abruzzo. Io sono stato capace anche in passato di decisioni in controtendenza rispetto alle abitudini della politica. È una scelta delicata che io sto valutando, certamente non considerando le mie aspettative personali, perché anche in passato ho dimostrato di saper fare delle rinunce che poi non hanno avuto una particolare ribalta nell'opinione pubblica, perché oggi l'opinione pubblica purtroppo dimentica tutto, è talmente bombardata da notizie, chiamiamole così, o da slogan che servono e sono studiati appositamente per imballare il cervello di chi ascolta, da non considerare e trascurare questi aspetti. Io sono stato capace per un lungo periodo di rinunciare all'indennità di presidente di Abruzzo Promozione Turismo, lasciando nelle casse dell'ente 60.000 euro. Credo che sia un caso che non registra eguali a livello nazionale, quindi io non ho mai deciso mettendo al centro le mie aspettative, ho sempre deciso dando un valore enorme alla mia capacità e alla mia possibilità di dare risposte concrete ai problemi dei cittadini. In questo momento è la riflessione che sto facendo e che non ho ancora concluso, perché avevo chiesto un periodo di riflessione che per altri è durato 5 mesi, 6 mesi, perché i vari senatori anche del centrodestra eletti qualche mese fa si sono presi 4-5 mesi di tempo per riflettere. Io non voglio prendermi 4-5 mesi, voglio riflettere ancora qualche giorno e devo capire fino a che punto posso rendere di più come consigliere regionale all'interno del Consiglio regionale per difendere gli abruzzesi rispetto a quanto potrei continuare a rendere o a rendere in Parlamento, partendo dalla considerazione che molte scelte che stanno per scaricarsi sul nostro territorio vengono prese a Roma, partendo dalla considerazione che anche nelle ultime settimane di campagna elettorale io mi sono spinto al punto di dire che il mio avversario era Berlusconi, non era Gianni Chiodi, perché del resto in tutti i momenti in cui c'era da prendere una posizione netta e forte, particolarmente autorevole, scendeva Berlusconi a prenderla. Il no al Centroli, quando ha iniziato a dirlo Chiodi, non gli ha creduto nessuno, è dovuto venire Berlusconi per dire no al Centroli, così come quando Chiodi ha detto rimetteremo i soldi per le infrastrutture, parleremo con un governo amico, non gli ha creduto nessuno, è dovuto venire Berlusconi a dire che nella riunione del CIPE del 18 di dicembre il governo avrebbe rimesso i 16 miliardi di euro, all'interno di questi una larghissima parte di finanziamenti in favore delle infrastrutture abruzzesi. Sa qual è la cosa che mi rammarica di più? Non tanto il fatto che Berlusconi sia venuto a prometterlo, abbia esaltato i costruttori, i rappresentanti di Confindustria, finalmente un governo amico con il governo nazionale che ci restituisce e ci aumenta le risorse e le infrastrutture. La cosa che mi ha deluso di più da cittadino è che il 18 il CIPE si è tenuto. Nella riunione del CIPE non è stato dato un euro all'Abruzzo, ma la cosa che mi ha sorpreso e deluso di più è che nessuno si è indignato. Nessuno si è indignato, non c'è un operatore economico, un costruttore, un rappresentante di Confindustria che si è alzato per dire Presidente, eri venuto qui a rappresentarci il valore straordinario di un governo regionale amico del governo nazionale, ci hai rappresentato uno scenario capace di generare una serie di finanziamenti per le infrastrutture delle quali l'Abruzzo c'ha bisogno, cioè quasi quasi stava convincendo anche a me a votare a Gianni Chiodi, per dire se Berlusconi votando Gianni Chiodi ci dà 16 miliardi di euro, ritiro la mia candidatura e gli voto pure io. Cioè nel momento in cui crei un clima e un contesto di fiducia e di aspettativa forte come questo, fai il CIPE, non dai un euro all'Abruzzo e nessuno lo dice.